La scienza lo conferma. Tra le anime dei morti e viventi il dialogo è possibile, con buona pace degli scettici. Ad affermarlo con certezza empirica, nel corso di un seminario promosso dall'Istituto di Analisi Immaginativa di Cremona, è stato il cremonese Vittorio Cigoli, professore emerito di psicologia clinica dei legami familiari presso l'Università Cattolica di Milano. Suo è il modello relazionale e simbolico messo a punto dopo anni di studi e di ricerche nell'ambito della clinica generazionale, richiestissimo in tutta Italia e Spagna nel corso di partecipatissimi incontri. Beh, direi che questa è una lunghissima tradizione. Molte culture, quelle di carattere sciamanico, ma anche la nostra cultura, riconosce la possibilità del dialogo tra i viventi e le anime. In realtà dal Novecento, soprattutto la cultura nostra individualista, ha pensato a queste presenze come solo una proiezione della propria mente, dalla mente dell'individuo, come se la mente non si estendesse al di fuori del corpo. Ma gli studi recenti, anche ricerche, hanno di nuovo evidenziato il valore del dialogo tra i viventi e le anime. Certo, certe volte le anime, come dire, possono infestare anche il corpo dei viventi, ma è altrettanto vero che di frequente le anime sono protettive nei confronti dei viventi. Dunque sostenere il dialogo in terapia, per esempio, è una cosa molto importante. Ma lei sta parlando di una semplice rielaborazione del lutto da parte di chi resta o di un dialogo vero e proprio tra morti e vivi? Io penso che esista veramente un dialogo, che si tratti di presenza. Certo, non hanno la stessa... Una volta noi dicevamo, no? Vita mutatur non tollitur, vale a dire un'altra forma di vita. Non può essere ovviamente identificata con la vita nostra dei viventi. Ma le presenze, le visioni, i dialoghi sono possibili in vari modi. Come? Beh, innanzitutto nei sogni, ma nei sogni noi pensiamo che ci possono essere proprio delle presenze dei nostri cari. Poi delle visioni e poi una serie di presenze che le persone possono sentire. E io so dal lavoro che facciamo, soprattutto noi che abbiamo una visione familiare e generazionale, noi sosteniamo il dialogo, sosteniamo il valore del dialogo tra i viventi e le anime. E se ci sono stati... sono state delle cose negative, cerchiamo con loro di ripararle. Devo dire che certe volte sono le anime che devono chiedere scuse ai viventi, perché hanno compiuto non di rado il male. Se c'è, come dire, troppo dolore, troppa violenza, allora la cosa si fa veramente, veramente difficile. E le persone portano dentro questi aspetti, come dire, infestati e negativi. Le ricerche mostrano dunque quanto forte sia ancora il legame coi nostri defunti, quando fonte di dolore non si manifesta solo a livello psicosomatico, ma può avere ripercussioni anche gravi sui figli. Anche la scienza clinica ha constatato casi di vera e propria possessione, inviando il paziente dall'esorcista. Per tentare di risolvere le criticità è meglio riattivare il dialogo tra morti e vivi, ma come, secondo la scienza? Beh, il dialogo viene... noi abbiamo delle tecniche che ovviamente usiamo all'interno del lavoro terapeutico, sono tecniche di immaginazione, sono tecniche di meditazione. Ovviamente questo avviene all'interno del dialogo terapeutico, che in genere tra l'altro non riguarda solo una singola persona, ma riguarda le persone vicine anche alla persona che deve intrattenere il dialogo. In questo senso noi pensiamo che questa sia una modalità di cura importante che lascia dei benefici. Questo lo sappiamo comunque dalla ricerca clinica da molti anni. Se non sono stati affrontati dei lutti gravi, questi tendono a essere presenti in alcune persone della famiglia in successione. Addirittura noi sappiamo che situazioni molto gravi, dolorose, di due o tre generazioni prima possono insediarsi nel corpo di uno dei viventi due generazioni dopo addirittura. E di questo noi abbiamo una serie di, come dire, di evidenze dal punto di vista della clinica. Però abbiamo anche della ricerca importante che riguarda l'after death communication, vale a dire la possibilità di comunicare, come dicevo prima, in maniera, come dire, positiva anche dopo la morte. Insomma, si può dire che il lutto, in senso tecnico, rappresenti sempre una crisi nel bene o nel male? Assolutamente sì. Il lutto è una transizione, è un passaggio. Da noi sempre di più diventa una cosa come interiore, invece che partecipata. Questo però è un danno. Noi sappiamo di nuovo che,
come dire, se le persone sono troppo sole a gestire il lutto, e questo comporta problemi. Una persona deve sentire che c'è comunità, deve sentire che c'è famiglia. Basta vedere oggi la differenza tra un funerale a Milano e uno dei nostri paesi. Nei nostri paesi ancora qualcuno tira giù, come dire, la saracinesca del negozio quando passa l'anima del morto e si accompagna il morto al cimitero, mentre nelle grandi città ormai ci sono gli outlet del funerale, cioè dove la cerimonia di transizione e passaggio è pressoché inesistente.